Le 807 siete all'ascolto di Chiamate Roma 3131 nella versione Chiamate Roma Milano 3131, quella diciamo proprio canonica che unisce le due sedi storiche, o meglio la sede storica di via Massena in, nella città appunto milanese, e quella di via Cristoforo Colombo che ricordiamo sta per essere, come dire, completamente rinnovata. Siamo una piccola base Radio Verità, perché proprio oggi stiamo facendo questa riflessione, è la penultima puntata probabilmente da questo studio. Poi andrà perso come lacrime nella pioggia. E tutti gli umori che abbiamo rilasciato tutti. Io sono terrorizzato perché penso ai poveri operai che smonteranno questo studio. Chi dovrà smontare i teli qui intorno che sono impregnati del nostro favore? Buongiorno, chi pensa al povero Previ? In tutti questi anni di operai. Ma tra i tanti musei, ci sarà il museo? Beh, del profumo sicuramente, degli odori non ci sarà. Però che tu vai lì e alzi delle cose, le annusi, no? Secondo me sì. Secondo me sì. Per esempio, scommetto che c'è l'odore della borsa da palestra appena rientrata da casa. Allora tu vai a correre, guarda come ti porto direttamente lì, Previ. L'odore della maglietta bella sudatella dopo la DJ Ten, o ancora peggio, l'odore della maglietta sudatella dopo una maratona. Ieri, ragazzi, è stata la maratona di New York. Che fino a qualche tempo fa era l'argomento di questa radio. Ma che ci sta succedendo? Ma che stiamo diventando veramente una radio qualsiasi? Rammolliti, bravo. Ma che radio dei pippacce. Tra l'altro, ragazzi, la pagina di Repubblica firma di Emanuela Laudisio: mamma Africa domina la corsa del mondo, non perdete di Jackham Italia. Pensa Nicola Savino su questo titolo quanto si può sbizzarrire. Africa domina. Allora, innanzitutto la cronaca. Chi ha vinto? Ha vinto un etiope. Tamir Attola, sì? Un etiope che ha stabilito il nuovo record, tra l'altro, della competizione, 2:04:58. 2:04, cioè ha fatto 42 chilometri e 195 metri in meno di 2 ore e 5 minuti, ragazzi. Esatto, tra l'altro il secondo classificato 2:05:06, quindi pochi secondi dopo. Ma come fanno a correre così veloce? Com'è possibile? Che cosa? Sì? Bomba, tengam. A parte che dicono che sia merito delle scarpe, sapete, esatto, no? Che c'è la nuova generazione delle scarpe che aiuta molto. Ma no, dai, è una relazione. In realtà la verità è che si vincono $100,000, ma se riesci a migliorare il record, te ne porti a casa altri 50,000. Secondo me quello è un bello stimolo, cioè corri per una cifretta che niente male. Secondo me, poi, tra l'altro, sono così veloci e così allenati che, come fanno i saltatori dell'asta, come faceva Bubba, migliorano di poco ogni volta. Certo. Vai e piazzi il mega record, è chiaro. Le fai tutte migliorando piano piano. Tra le donne invece ha vinto una keniana, giusto Previ? Esatto, Ellen Obiri, che ha vinto in volata la prova femminile con 2:27:23. Complimenti. Lei si è fatta notare per un altro motivo, perché è nata lo stesso giorno di Taylor Swift. Sapete che in America non si parla da Swift. Ho letto, è anche il 13 dicembre, ricordiamo, appuntiamoci, facciamo gli auguri. Previ, però la cosa che ci ha fatto, come dire, impazzire è il racconto di chi ha vissuto la maratona in un altro modo. In che modo? Barando. I baroni della corsa. Eccomi qua. No. Inteso come quelli che barano. Non so perché mi sento toccato dall'argomento. Perché è partito la base Radio Verità? Allora, ricordiamo, io non so se sia ancora da qualche parte sarà disponibile, ma c'è una cosa che abbiamo fatto per Fox, per il canale Fox, che si chiamava Me la corro, ed era la maratona di New York fatta dal Trio Medusa con la collaborazione di Linus, che in realtà la correva, e noi in quel caso ricordiamo che abbiamo preso la metropolitana. La metropolitana. Possiamo dire in tempi non sospetti, adesso sono buoni tutti a prendere la metropolitana. E parlo anche qua della DJ Ten di Milano. Scusate, avete vinto almeno. Con la metropolitana non era il nostro scopo, però abbiamo pagato la metropolitana. Esatto. Attenzione. E non sapevamo che era gratis. Perché era gratis. Noi abbiamo pagato. Abbiamo pure, pensa che coglioni. E tra l'altro abbiamo tagliato in continuazione, perché abbiamo fatto questo documentario, però la cosa bella è che siamo arrivati freschi, abbiamo tagliato il traguardo, abbiamo preso la medaglia, abbiamo detto però adesso non succederà nulla, squalificati a vita, perché se Bari si è squalificato a vita. Ma c'è qualcuno che ci batte, Previ? Vi battono almeno 11,000 messicani. 11,000 ragazzi. Il 27 agosto a Città del Messico, su 30,000 partecipanti, 11,000 hanno tagliato corto utilizzando i mezzi pubblici, e io e Furio stavamo
stavamo facendo un ragionamento. Un ragionamento vuol dire che a Città del Messico la metro funziona. Molto bene. Perché se tu provi a fare la maratona di Roma, con la metro, arrivi dopo. Risultato omologato. Loro no, ma un omologato c'è, vero Previ, che ha vinto la maratona anche lui barando, sì, prendendo la metropolitana. Quella di Boston, giusto? Rosy Ruiz, no, una donna. Rosy Ruiz, esatto, nel 1980, a 26 anni, ha corso senza avere nessun precedente, praticamente ha corso la maratona di Boston in 2:31:56, che è un tempone, ad oggi con un tempo del genere arrivi tra le prime 5, ecco. E poi si è scoperto naturalmente che aveva preso la metropolitana anche lei, vedi, era arrivato 1,5 km prima, fresca, con la pettinatura messa in piega, senza sudore, tagliato, con la messa in piega appena fatta. Allora non c'erano le telecamere, non c'era GPS, non c'erano le app che ti controllano, però insomma sono riusciti 8 giorni dopo, attraverso delle immagini di telecamere piazzate di in sicurezza, città, sicurezza. Ma diciamo che era apparsa, non c'era la telecronaca come adesso in tutta la gara, si collegano gli ultimi 2 km e spunta questa davanti a tutti, freschissima, che vince in volata. Ma figurati, è una cosa che ha fatto anche un po' Matteo Curti, ricordiamo, con le buste della Apple si è preso la metà, cioè lui è andato a fare shopping e poi si è presentato sulla linea di ha tagliato il traguardo così, esatto. Era il famoso giaccanasta. 342 00 00 700, non serve aver barato una maratona, a noi basta un racconto legato magari a piccoli episodi in cui non l'avete giocata proprio pulita pulita, facciamo così, eh. Vale anche su Buteo, per dire, no? calcio balilla, ma io ho scoperto da poco che non vale calciare dentro la porta tutto quanto. E allora che gusto c'è? Palla giocatori, cioè l'attacco finale non si può fare, cioè non puoi sventrare tutti. Ma non parlate di me, io l'ho fatta ieri, ragazzi. Sì, l'ho fatta, Aldo, abbiamo visto, Aldo. L'ho fatta tutta, in monopattino. Come in monopattino? Hai imparato come noi. No. Togli la base, Patrizio, perché voglio dire una cosa bellissima. Sì. L'articolo si conclude così. L'Audizio dice: scappate sempre da chi vi dice di non correre. Che bella frase. Bello. E la maratona anche ieri si è aperta così, con le note del boss. Borturan, 8:14, sul volume. Va bene un 32-33, ragazzi? Sì, dai. 33.